in grado di utilizzare il defibrillatore oggi ancora insieme a noi. È un modo per dire grazie alle tante donne e tanti uomini non specializzati che però si sono voluti formare per aiutare a salvare vite umane. E io ricordo purtroppo un'esperienza vissuta da un amico, era a nuotare in una palestra, in una piscina, e fortunatamente c'era un defibrillatore e fortunatamente c'era un addetto lì dell'impianto che era in grado di saperlo utilizzare. Ha avuto un infarto e è stato proprio grazie all'aiuto del defibrillatore e della capacità da parte dell'operatore di sapere intervenire, se oggi è ancora insieme a noi. Lo stesso abbiamo fatto qui in Consiglio regionale, ci sono 22 tra i nostri dipendenti che sono in grado di riuscire a svolgere questo compito delicato pur non essendo esperti. Insomma, vediamo se abbiamo le condizioni, insomma, con uno dei prossimi... 6 anni fa ha avuto questa idea di, proprio nell'ambito della propria attività, che è quella di formare e di informare i cittadini della nostra realtà sull'importanza dell'intervento rapido durante l'arresto cardiaco e utilizzare quando è possibile il defibrillatore. Da lì è nata un po' l'idea anche di premiare in qualche modo chi, nello specifico quei cittadini che normalmente non si occupano di sanità, ma che in caso di necessità si sono dedicati e si sono prodigati a tentare di salvare la vita ad un altro cittadino colpito da arresto cardiaco, magari utilizzando anche il defibrillatore.